Ci siamo, ragazzi. Vediamo un attimo dove ci eravamo lasciati e quello che ci sarà da fare. Allora, abbiamo purtroppo perso in campionato con il Napoli 5-1. Abbiamo vinto in Coppa, siamo andati avanti in Coppa con la Lazio. Abbiamo perso nella simulazione contro l'Empoli. Adesso c'è di nuovo la Lazio. E allora questa mezza ce la dobbiamo giocare, ragazzi. Che la Lazio è proprio seconda a meno 4. Quindi il mio piano mi sa che salta. Bisogna giocarsela assolutamente. Ci andiamo a fare la conferenza stampa. Giusto per cambiare un po' le maglie, io a questo punto metto la nera e a loro li metto la bianca. Formazione titolare: Szczęsny, Bonucci, Bastoni, Pavard, Spinazzola, Pogba, Locatelli, Zaniolo, Kluivert, Vlahovic, Di Maria. Ancora fiducia a Pavard, che non è stato male. Beyeder, allora specifico Beyeder, altrimenti Lorenzo Guida, una cosa del genere si chiama, mi ricordo, nei commenti YouTube mi dice che dico male Beyeder, altrimenti si offende, quindi lo ripeto, Ben Yender. Scamacca come vice Vlahovic. Vediamo cosa accadrà in Juve Lazio, partita anche abbastanza tosta, che siamo primi contro secondi. Si parte. Zaniolo bravissimo per Di Maria. El Fideo, vai El Fideo, può andare da solo. El Fideo. Cross in mezzo per Vlahovic, ma viene sventato. Dusan Vlahovic per Paul Pogba. Paul Pogba la mette in mezzo per Zaniolo. Niccolò Zaniolo, ragazzi. Da ex romanista, segna anche alla Lazio. Esulta, indica i tifosi. E si va. Niccolò Zaniolo. Si deve accentrare. Bene. Palla per Dusan Vlahovic. Ancora. Lancia Zaniolo. Ancora Zaniolo. Zaniolo! Il palo! E non ci arriva Dusan Vlahovic. Felipe Anderson deve accorciare i bastoni su di lui. È veloce. Veloce Felipe Anderson. In uscita a Szczęsny. E li chiude tutto. Ma che è sta roba? Ma che gol è stato? Milinkovic-Savic, ma che gol è stato? Ma parliamone. Ero convinto che l'avesse presa Spinazzola, poi Pavard che praticamente si sposta. Vai subito su Dusan, vai Dusan. Spacca sta porta, è troppo alta. Attenzione. Madonna, la Lazio ci ha quasi segnato. Ancora Milinkovic-Savic. Non stiamo dando una bellissima prova. Partita abbastanza macchinosa. Diciamo che Di Maria non riesce a affondare per benino. Cioè, oddio, lui affonda pure e i compagni che non lo supportano nella manovra. Adesso forse sì. Dai, Zaniolo. Dusan, dai che entra, è entrata, non so come, ma va benissimo Dusan Vlahovic, che gol, torna il gol contro la Lazio. Questo è stato un po' un casino, boh, cioè no, rovesciata ragazzi, ha fatto la rovesciata. Vabbè, qua ci fa vedere come il ben amato difensore Akpro l'ha messa dentro lui. Kluivert, paratone di Szczęsny ancora sul calcio d'angolo. Zaccaria però deve andare a difendere tu lì. Meno male che c'era quel bidone lì davanti, perché lì è stata proprio una lettura sbagliata di Zaccaria, che doveva chiamarmi lui a difendere la linea di passaggio e quindi mi sono dovuto accorciare con la difesa. A cui poterla dare sia Vlahovic che Zaniolo. È data al difensore, l'è data. Sì, bravo Pavard, spazzala. Sì, Szczęsny ancora, mamma mia, e lo voleva il Napoli. Vai, palla lunga, McKennie. Palla per Vlahovic. Ancora per, palla per McKennie. McKennie, il texano la può chiudere. 3-1, Weston McKennie al rodeo. 3-1, grandissimo. Sulla destra, Zaccaria la mette in mezzo per Kluivert, ma viene bloccato al momento del tiro e penso che la partita possa finire qui, ed è così, 3-1 Juve, allunghiamo sulla seconda in classifica Lazio. Ok, adesso c'è la partita di Coppa Italia, quarti di finale con la Fiorentina. La partita giusta per far esordire Scamacca. Frattempo Gatti è andato in prestito al Real Betis Sevilla. Secondo me farà tanta esperienza squadra spagnola. Facciamo un po' di cambi. Vorrei far giocare per la prima volta Scamacca e poi vorrei far giocare Perin come portiere di Coppa. Poi vorrei far giocare Badiashile, Danilo al posto di Pavard, Zaccaria al posto di Locatelli,
Pogba lo lasciamo titolare, Spinazzola titolare anche perché Cambiaso, ragazzi, non mi sta tanto dando fiducia nel farlo giocare anche questi tipi di partite. Quadrato al posto di Di Maria, Kluivert va bene, Zaniolo dietro Scamacca, secondo me è una bella coppia, una bella coppia d'attacco. Le maglie per me vanno benissimo queste così, Fiorentina viola e noi bianconeri. Dai ragazzi, Coppa Italia ci siamo. La Fiorentina rischia Nastasic, Pogba, palla per Zaniolo, ma era fuori gioco. No, non è fuori gioco, ragazzi, altro che gol. Spinazzola deve chiudere, bravo Icone, attenzione ancora alla Fiorentina, bravo Spinazzola, vai, esci con sta palla, sbagliato l'appoggio, ancora la Fiorentina, beh, Danilo, vai, Zaccaria, subito su Quadrato, Quadrato subito su Zaniolo, Zaniolo subito per Pogba, vai per Kluivert, vai che è una furia l'olandese, vai che è una furia l'olandese, vai che è una furia l'olandese sopra la traversa. Troppa potenza per Kluivert, troppa potenza. Ancora Fiorentina, partita molto aperta, attenzione Icone, deve chiudere Spinazzola e questa volta è Icone a sparare sopra la traversa. Per Pogba, vede Scamacca, lo serve, non è fuori gioco Scamacca. Parata del portiere, litiga e adesso ancora Juve, Zaccaria, palla per Pogba che in allungo può andare, il polpo, Pogba, ragazzi, e si dabba. Kluivert aspetta qualcuno che si inserisca, Scamacca cerca di portarsi dietro la difesa, ancora Kluivert, va da solo, Kluivert decide di affondare da solo, ancora Kluivert con il suo diagonale, Gollini non riesce a sporcargli la parata, Spinazzola, Gollini. Odio che comunque non ti fanno vedere lo sviluppo per bene della punizione. Kluivert, la prova da fuori. Mamma mia, Kluivert si sta per inventare un Eurogol. Deve muoversi piuttosto Kluivert, che aspetta Spinazzola, lo fa perfettamente. E Spinazzola la mette al centro proprio per Zaniolo e viene chiuso da Gollini. Ancora con Pulgar, Wagner... Danilo a coprire, bravo, bravo Danilo, ancora Wagner, attenzione adesso, allunga la Fiorentina e c'è il gol dell'1-1, c'è il gol dell'1-1, incredibile, Cabral, la palla non so dove sia passata dietro Badiashile, sotto le gambe, giustamente, e vabbè, attenzione, no, bravo Perin, vai Bastoni, dove la spazzi, non su Quadrato, avevo detto lungo. Allora, siamo ai tempi supplementari. Penso che prenderemo Bremer. Attenzione, ancora la Fiorentina pericolosa. Dai Scamacca, qualcuno che si muova però. Oh, si è mosso Kluivert. Poi in ritardo però, Bonucci. Palla per McKennie, per Scamacca. Scamacca, dai Scamacca! E c'è il primo gol di Gianluchino Scamacca! Appena arrivato, la prima presenza, gol pesante in Coppa Italia contro la Fiorentina. Dai ragazzi, Gianluchino Scamacca, dobbiamo aggiornargli la faccia. Grande Gianluca Scamacca, col numero 17, come i vecchi bomber della Juve, Mandzukic, Trezeguet, tutta la pesantezza di questa maglia facendo un gol pesante. Bravo Scamacca. Dai, Bonaventura, McKennie, vai a chiudere le linee McKennie. Anche Bonucci a chiudere, sì, sbaglia il passaggio, Zaccaria recupera e la Juve può andare in semifinale di Coppa Italia, dai, 1-2. Siamo negli ultimi giorni del mercato, Kurzawa, aggiungi all'hub. Kurzawa è il terzino sinistro che io sinceramente prenderei in questo momento perché non ha un valore di mercato molto alto, può tranquillamente giocare come turnover al posto di Spinazzola perché mi sono reso conto che il giovane Cambiaso non è propriamente pronto per fare subito il vice Spinazzola già da questa stagione. Quindi Cambiaso secondo me dovrà giocare una stagione in prestito al massimo questi ultimi 6 mesi. Quindi cercherò di prendere Kurzawa che non costa tanto, è francese. Alla fine si ritrova un po' con tutti i parametri che abbiamo messo per questa carriera. Quindi Kurzawa secondo me un ottimo tassello perché è uno di quei giocatori che deve fare il suo ruolo d'esperienza quando viene chiamato in causa, perché chi ci interessa di far crescere è Cambiaso. Quindi adesso prendere un altro profilo giovane dalle belle speranze è un po' inutile.
utile, perché appunto abbiamo cambiato. Quindi voglio puntare piuttosto su un cambiato, ma non da questa stagione, ma dalle prossime. Quindi lui, diciamo, un po' quello che ci serve al momento per star più tranquilli sulla fascia sinistra. Il Tsimikas, 25enne greco, prende come stipendio un po' di più, il suo valore un po' di più, ma perché ha 25 anni, non è male, ma preferisco prendere Courtois, perché lo prenderemo secondo me veramente a poco. Nel caso comunque porto anche lui nel lab mercato. Allora, eccolo qui, Courtois, c'ha pure le treccine, Real Face. L'ho rifiutato il prestito, per il prestito comunque verrebbe, quindi possiamo pure prenderlo in prestito senza rischiare. Prestito con diritto di riscatto, no, breve termine, quindi vogliono i 6 mesi. Vediamo un po' lo stipendio, facciamo così, proviamo a fare 40-60, 50-50, poi un po' di meno. Non siamo in grado di pagare. Fallita Courtois, fallita la missione per Courtois. Vediamo Konstantinos, per il prestito? No, loro vogliono soltanto cedere. Stiamo messi veramente alle strette, ragazzi. Io 12 milioni posso offrire. Vogliono Frattesi, rimuovi, scambio. Vediamo 13, 18. Sono veramente troppi. Sono veramente troppi. Mi sa che abbiamo fatto una cavolata con Courtois. Cioè, questi per il 5% hanno rifiutato. Adesso c'è la partita, ragazzi, contro il Bologna. Io anche questa partita, sinceramente, andrei a simularla, perché quello che mi interessa è poi giocarci. Eccola qui, la partita di Coppa con Napoli. Cioè, praticamente sono due episodi che giochiamo partite con Lazio. Napoli, Lazio, Napoli, Lazio, Napoli. Basta, mi sono anche un po' stufato di queste squadre, no? Noi siamo primi a più 5 proprio dal Napoli, che però ha una partita in più, con una possibile Lazio che con una vittoria si può portare a meno 4. Formazione super titolare, persone che ci portiamo dietro. Scamacca, Beyeder, per il resto penso che possiamo lasciare così. Cambiamo le maglie, bianca, e allora andiamo a farci simula partita. Vlahovic, Zaniolo, e c'è il gol di Vlahovic, c'è il gol di Vlahovic. Ok, fine primo tempo 1-0, gol di Vlahovic, andiamo avanti. Dai che voglio farvi vedere la partita di Champions, gli ottavi, attenzione, 1-1, Mitrita. Attenzione adesso a Juventus ancora, Pavard, cross Sbilenko, attenzione adesso al Bologna. 2-1 Bologna, no da ragazzi, Mitrita ancora, dobbiamo scendere in campo. Bologna con Arnautovic, Soriano, Mitrita, ancora Mitrita, Szczęsny, para. Cioè io non riesco a capire, cioè adesso sto Bologna dove è uscito che inizia ad attaccare come se non ci fosse un domani. Dai, Spinazzola, vai, vai Spinazzola, vai Spinazzola. Palla per Dusan, vai Dusan, dai combatti però. Bella palla lunga per Vlahovic, dai, stop, tiro. Non ci credo, ragazzi. Voi l'avete vista dove è uscita quella palla. Voi l'avete vista. Pogba, lancia Zaniolo. Vai, va Vlahovic. Dai. Dai il serbo. Vai il serbo! Finalmente 2-2, doppietta! Doppietta di Dusan! Doppietta di Dusan, cavolo! Doppietta di Dusan Vlahovic. Ci voleva tanto, cavolo! Vai, palla per il Fideo. Non è fuori gioco, è rientrato. Vai il Fideo. Vai il Fideo. Palla lunga. Dusan Vlahovic, Dusan Vlahovic, non ci credo, non ci credo cosa ha parato, ragazzi, cosa ha parato, cosa ha parato. Bardi, non è la prima volta, non è la prima volta, forse qui devo fare il gol della merda, però, vabbè, centrale, sì, poi guardate come è schizzato quel pallone, ah, finisce la partita 2-2, fino alla fine. Ok, siamo nelle ultime ore di mercato, a sto punto ci teniamo cambiato, che dobbiamo fare? Non ci sono purtroppo novità. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, Kramaric va al Milan, come in tutte le carriere di FIFA 22 finora fatte. Kramaric è sempre un acquisto del Milan, non si sa il perché, ma va bene. Vediamo se nelle ultime tre ore di mercato magari sappiamo qualcosa in più. Nel frattempo il Toronto vuole Mbappé, io accetto. 4,70 accetto. Vai, spero che accetti pure tu. Penso che chiudiamo così. Ci manca un terzino sinistro, vice Spinazzola. Ci teniamo cambiato. E va bene così. Joseph Mbappé non riesce a trovare una soluzione per andarsene. Penso che a sto punto faccio proprio così. A Brosa, sai che c'è? C'è di giocatore. Ciao, se dopo 1, 2, 3 non te ne vai, ti caccio direttamente. Facciamo prima. Reso conto dei giovani, vediamoli un po'. Allora, te rifiutiamo. Oh, Marius Clerc, 1,8 milioni.
15 anni, vai, vieni. Oh, Grégoire Cornu. Visto che è francese, ingaggiamo 2.800.000. Finalmente arriva qualcosa di buono. Anche Timothée Olivier. Ma ragazzi, questi francesini non sono per niente male. 1.900.000, ingaggiamo. Lui, Olivier Laborde, 500.000 euro, lo ingaggiamo. Anche Joshua Hasson, visto che è francese anche lui, ingaggiamo. Nolan Bouvet, no, però 17 anni, rifiutiamo. Domenico Villa, 1.500.000, Domenico Villa, ci piace. Ok, andiamo a vedere questi giovanotti che sono appena arrivati. Abbiamo già questo Timothée Olivier, a 15 anni, 66, 173 cm, 68 kg. Ottimo controllo palla, ottimo dribbling per avere 15 anni, ragazzi. Lui, piano di crescita, perno di centrocampo, deve crescere sui passaggi. Eccolo qui, il nostro terzino che cercavamo. Alla fine non l'abbiamo trovato nella realtà, lo abbiamo trovato nella primavera. Grégoire Cornu, 17 anni, potenziale 94. Non è velocissimo, vorrei farlo crescere a livello difensivo, perché non è veloce, quindi bustiamoli quello che deve diventare. Cioè un terzino comunque di supporto, deve restare dietro. Clerc, altro terzino, questo è destro, anche lui non è velocissimo, anche lui esterno difensivo. Qui Villa c'ha un buon tiro e noi lo andiamo ad aumentare proprio il tiro, alla invertita. Vamos. Joshua Hasson, attaccante, qui non mi sembra un fenomeno. È un attaccante ma pochissima finalizzazione. Secondo me questo è più un centrocampista. Trasformiamolo in COC, non lo vedo proprio come attaccante. Poi Laborde, CDC, non ha tanto fisico. Li mettiamo comunque regista arretrato. Oh, centrocampista recupera palloni, dai. E Longo, con queste treccine molto strane, lo andiamo un attimino a boostare. Lo facciamo crescere come ala invertita, dai. Non abbiamo trovato giocatori bruttissimi, sinceramente, nel vivaio. Adesso c'è la partita della Sampdoria. Siamo a più 6 dal Napoli, quindi più 2 partite di sicurezza. Anche la Sampdoria cercherei di un attimino simularla. Ci andiamo a fare la solita intervistina prepartita, conferenza prepartita, formazione ancora titolare. Andiamo di simula partita. Loro praticamente non hanno cambiato quasi nulla a livello di squadra, cioè quella che era la Samp così è. Andiamo a simularci. Oh, gol della Juve, Niccolò Zaniolo continua a segnare, ragazzi. Sì, e andiamo, Justin Kluivert, continua a segnare. 2-0 Juve. Bravo Justino Kluivert. E finisce 2-0, meno male ragazzi, finisce 2-0 Sampdoria Juve. Fortunatamente Kluivert e Zaniolo ci regalano i 3 punti. Dai,